partiamo da una considerazione. La prima domanda che io credo tutti noi e tutti voi soprattutto dovremmo e dovreste porvi è: perché fare un rigassificatore? Cioè, la domanda è: serve? Perché è inutile discutere di quali effetti avrà se non serve. Se una cosa non serve, la prima risposta è non si fa. Questo dovrebbe essere Messete la Falis, ma non sempre è così. Allora cerchiamo di capire quali sono i motivi per i quali si sostiene che si dovrebbe avere questo impianto. La proposta che viene fatta a livello nazionale, manteniamo presente che noi ci troviamo in una grande difficoltà complessiva, la mancanza di un piano energetico nazionale che rende tutto ambiguo e arbitrario, e questo va dichiarato, fa sì che ognuno tende a proporre scelte energetiche le più disparate, accampando di volta in volta giustificazioni molto discutibili. La motivazione per cui si propone un rigassificatore è che dobbiamo avere tante fonti diverse di approvvigionamento di gas. Per farne che cosa? Per andare tendenzialmente a produrre sempre più energia elettrica con il gas e per usare il gas per qualunque altra fonte e uso energetico. Perché tendenzialmente si vuol far credere che noi abbiamo bisogno di grandi sistemi di produzione di energia elettrica, che abbiamo bisogno di grandi quantità di gas e che noi dobbiamo tendenzialmente continuare a usare questo fino al 2030-2040. Allora, se questa è la proiezione, poi lo vedremo tra un po', e questo è quello che viene detto da coloro che propongono di avere grandi disponibilità di gas, vuol dire che noi diamo per scontato che da qui al 2040-2050 saremo dipendenti dal gas in maniera significativa. Per quanto tempo avremo ancora gas? Perché si parla molto del picco del petrolio, ma non si spiega che c'è anche il picco del gas metano e che è praticamente corrispondente. Che l'unico vantaggio del metano rispetto al petrolio è che inquina un po' meno. Ma in termini di prospettiva, per quanto riguarda cambiamenti climatici, quindi gas climalteranti, per quanto riguarda problema di rischi di approvvigionamento, siamo nella stessa situazione. Tant'è vero che le prospettive europee sono in tutt'altra direzione. Allora io credo che bisogna avere un quadro d'insieme chiaro. Perché prima di proporre qualcosa uno dovrebbe spiegare perché bisogna farlo.